Abbiamo praticamente inventato un talent di quartiere. Quarto Canino, Quinto Romano, San Siro, Baggio, fino a Giambellino. Cercavamo sostanzialmente di tutto, da ballerini, cantanti, smanettoni, cuochi, musicisti. Queste persone, una volta selezionate, sono state messe in delle squadre. Mi chiamo Johnny Molese, ho 20 anni e vivo in una zona qua a Milano che si chiama Quarto Canino. Allora, le mie passioni vere sono il calcio, tatuare e poi vabbè, la mia ragazza. Il sogno nel cassetto è diventare una cantante famosa, però purtroppo questo mondo è molto difficile, però io ce la metterò tutta per riuscirci. La mia paura più grossa credo che sia ritrovarmi un giorno e aver capito che non avevo talento. Ho deciso di rimettermi in gioco a 50, appunto all'età di 55 anni, reinventandomi maestro gelataio. Ci vuole un ambiente sano, ricordatevi, un ambiente sano e salubre. Mi piacerebbe per dire fare la performer, però come mi ha sempre comunque cercato di spiegare mia mamma, non si sa mai se si potrà fare quello di cui si vuole vivere in realtà. La creatività è sperimentazione, la capacità di abbattere delle barriere, ma delle barriere proprio della mente, e di mettersi nella condizione di non giudizio. Mi chiamo Peace, ho 24 anni, sono nigeriano e vivo a Quarto Canino. Cantare provo proprio la libertà, cioè sento proprio che sono libero. Ti ho visto lì un tetto così. Ma è stato un shock, anche perché io soffro di vertigini, appunto, peggio ancora. Queste persone che compongono i gruppi saranno proprio dei soci. Avranno il compito di lavorare insieme a partire da quello che sanno fare in competizione con le altre squadre. Noi abbiamo pensato che a livello di organizzazione daremo a ognuno di queste squadre un tutor. Quindi secondo me venite liberi al prossimo incontro di buttare delle idee anche esagerate. Poi ci sono una serie di appuntamenti con dei formatori, diciamo, comunque con degli esperti, e poi ci sono i contest. Questo tavolo c'è Johnny, che ha una conoscenza qua del quartiere e delle dinamiche del quartiere, delle persone che lo vivono. E tu sei partito dicendo: che cosa vorrei? Vorrei dare vita a uno spazio. Come portiamo queste due idee a essere un progetto? Ho fatto un ente locale su quelle che erano, diciamo, le tessere a nostra disposizione, e ho pensato che poteva essere interessante proporci come sorta di agenzia di comunicazione. Vorrei trovare sviluppare una corrente visiva, grafica. Ci sono inventati dei progetti che nel corso della serata vi presenteranno. Non solo il pubblico voterà, ma voterà anche la giuria. Entriamo proprio nel merito dei singoli progetti. E tia! Megafonina è una supereroina fittizia, una figura straordinaria nell'ordinarietà del quotidiano. Il suo unico strumento è la voce, amplificata da un megafono. Perché è questo che fa Megafonina? Amplifica la voce delle persone comuni. Ancora prima della definizione quasi del programma, quindi quali sono le cose che vanno male, potrebbero andare bene, no, cioè il personaggio. Quindi questo è molto potente. It's easy to find sadness, but I think it's the trick to find the good stuff in the sadness. Possiamo intendere Megafonina come una piattaforma di comunicazione, una specie di bacheca su cui convogliano le risorse e i problemi di un quartiere. È molto importante che Megafonina agisca su Quarto, riesca, come si può dire, ad attivare delle forze, delle energie, degli spazi su Quarto che finora sono un po' soffocati, giusto? Vi abbiamo chiesto:
Che sapore ha un'emozione? La felicità, mi sa che è amara di brutto. Sì? Sì, sicuramente. Faccio della felicità. Panna, anche crema, anche gusto mango, così. Noi abbiamo pensato di diventare una sorta di agenzia di comunicazione per reinventare, diciamo, non tanto il prodotto quanto la comunicazione legata al gelato. Questa gelateria non avrà il classico gusto torroncino, nocciola, cioccolato, panna, fior di latte e quant'altro, ma avrà dei nomi che ricordano le emozioni. It's the way you give it, it's the object it is, so how people eat it. That can provoke sadness, cioè, se l'Alitalia avesse il gusto relax, per dire, uno è a posto. È molto intelligente, grazie. Il sapore è un bel ragionamento perché porta su un piano visibile dell'invisibile essenziale agli occhi, no? Quindi è una metafora, una tensione. Per esempio, io ogni tanto scrivo poesia in strada e le tensioni tra la potenza e l'atto sono sempre fondamentali. Siamo capaci di fare questo, cioè di proporre progetti comunicativi, ma perché lo stiamo facendo? Perché vogliamo cercare di prendere quelle che sono le esigenze più importanti di questo quartiere ed aiutarle a svilupparsi. Gucci è un mood che vogliamo diffondere, che si interroga e sveglia i fenomeni di panico collettivo. Gucci ignora il panico. Il nome Gucci deriva dal quartiere, che sarebbe Gucci, quarto cagnino, avendo studiato il fatto che le tendenze si sviluppano sul web e sulla strada. E attraverso la diffusione di video, musica, scritte, messaggi, fanzine, vuole dare voce a diversi punti di vista che si interrogano sul fatto che il panico collettivo è uno strumento di controllo collettivo. Ma per me il nome è perfetto. Se Gucci vi facesse causa, siete a posto. Cioè, in questa comunicazione di strada e mediatica avete pensato ad essere voi i protagonisti, ma in realtà dovete mandare la gente a fare questa roba. Secondo me la maglietta è ideale per iniziare, perché è proprio un prodotto fisico semplice. Le magliette dovreste cominciare a convincere a indossarle i vostri amici del quartiere. Cioè... Ogni settimana abbiamo avuto un giorno intero in full immersion in questo ufficio, dove la giuria, gli esperti, hanno lavorato con ciascuna squadra. Alla fine di questo incontro hanno lanciato una sfida alle squadre. Vada qua, va, prendete, ammazza Strunk. La sfida l'abbiamo chiamata giorno 1. Il giorno 1. Conoscere un quartiere oggi significa cogliere la molteplicità delle voci delle persone e riuscire ad aggregarle. Provate solo a pensare per un momento se i giovani di questo quartiere, di Quarto Cagnino, si attivassero veramente per il quartiere. Credo che questo nuovo progetto OneM sia molto valido per il quartiere, è un'ottima idea. One. Oh, oh. Vi ricordate tutti i progetti? Cominciamo da Megafonina, in alto con le mani. Wow, 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 wow. Wannama. Oh. Votazione per Gucci. Wow, 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 i vincitori del Fucking Good Talent 2015 a pari merito Megafonina e Gucci, venite qua! 1, 2, 3, 4.
vediamo il prossimo anno per la seconda edizione del Fucking Good Talent. Miss Fucking! Baci, baci, bravi. Bravi, bravi, ciao, 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 ciao. Siete grazie, siete grazie. Bravissimi, siete stupendi.